Centro Revisioni Florio Calandra. Bentrovati a Fil Rouge News. Oggi parliamo del mondo delle banche, con le chiusure degli sportelli un po' in tutto il territorio nazionale. Continua infatti la battaglia a difesa non solo dei lavoratori del credito, ma anche principalmente a difesa di un diritto delle persone che vengono privati di un diritto a loro volta da parte degli amministratori degli istituti di credito, che continuano a chiudere nei piccoli comuni gli sportelli bancari. I primi posti nella classifica dei comuni rimasti senza banca sono occupati dalle regioni meridionali. Tra le prime 5, 3 sono del sud. Ne parliamo in collegamento con Carmelo Raffa, coordinatore della FABI Sicilia, che è la federazione appunto autonoma dei bancari italiani. Ben trovato, Raffa. Grazie a voi e buona giornata. Bene, andiamo adesso ad analizzare anche con l'aiuto della grafica un po' quella che è la situazione degli sportelli bancari in Italia. Andiamo a leggere appunto che le chiusure hanno coinvolto un po' tutto il paese, con Molise e Calabria le regioni più colpite. Sono 1346 in tutto lo stivale i comuni che negli ultimi 10 anni sono rimasti senza sportelli, secondo i dati forniti dall'osservatorio della CISL. Il numero delle filiali chiuse è di oltre 19.000, con una diminuzione dell'11%. Certo, saranno altre aperte, ma il dato dei quasi 1.400 centri che non hanno più nemmeno una sede di un istituto di credito, come vedete dai numeri, è davvero preoccupante. Andando a leggere questa classifica speciale sul numero delle chiusure, vediamo al primo posto il Molise con il 27%, che precede la Calabria e poi la Valle d'Aosta. In Sicilia, la Sicilia è quarta per municipi rimasti senza istituti creditizi. Bene, Raffa, questa è un poco la situazione. Le chiedo di approfondire appunto questa tematica sulla chiusura degli sportelli in Italia e poi anche nello specifico quello che succede nella nostra isola. Sì, purtroppo praticamente la situazione è grave, sia a livello nazionale, principalmente, come ha detto lei poc'anzi, nel meridione d'Italia e in Sicilia. In Sicilia già noi ci siamo attivati da parecchi anni, siamo riusciti a fare approvare una mozione da parte dell'Assemblea regionale siciliana, che è stata approvata all'unanimità, anzi sono state approvate due mozioni, una a firma di deputati della maggioranza, praticamente, quindi di Arrigò, e l'altra a firma del Partito Democratico con il capogruppo Giuseppe Lupo, che all'unanimità hanno chiesto alle aziende di credito di ripristinare le proprie dipendenze laddove le avevano soppresse e nei comuni dove non ci sono più banche, praticamente. Noi, le banche non si possono arroccare dicendo ormai ci sono i servizi digitali, ognuno si avvalga dei servizi digitali. Qui dobbiamo tenere conto della persona umana. Ci sono tante persone umane che sono anziane, che sono sofferenti, che non si possono spostare e si debbano avvalere dei servizi bancari per le varie operazioni che ci sono. Quindi praticamente non possono farsi accompagnare magari da un autista, visto che magari molti non guidano la macchina, praticamente nei comuni vicini, spendendo fiori di denaro praticamente per fare operazioni bancarie. Quindi è la paga, è un servizio essenziale, come lo dimostra il fatto che rientra pubblici essenziali all'anno, si devono mettere in sciopero e rientra anche di più come servizio pubblico bancario con la pandemia, e quindi le banche sono dovute rimanere aperte, quindi se devono rimanere aperte dappertutto praticamente. Non è pensabile che nei paesini non ci sono più sportelli bancari praticamente. Quindi se un servizio pubblico essenziale deve essere garantito a tutti gli utenti come servizio pubblico essenziale. Su questo praticamente noi abbiamo invitato le banche praticamente a non sopprimere più sportelli, ma ad aprire dove li hanno chiusi, e abbiamo chiesto
un intervento da parte della magistratura perché c'è una violazione palese della legge sui servizi pubblici essenziali. Raffa, volevo entrare nello specifico perché l'Italia, secondo alcuni dati recenti, è al penultimo posto in Europa per la classifica della diffusione dell'online banking, pur essendo comunque triplicato in 8 anni il numero di persone che utilizza i servizi online. Ma le regioni meridionali anche qui sono quelle che hanno maggiore difficoltà. Sul servizio online c'è da dire che c'è molta preoccupazione praticamente nel Mezzogiorno, dove magari praticamente, come abbiamo detto, ci sono tante anziane che non sono istruite per utilizzare i servizi online, e tra questi molti non lo vogliono usare perché temono praticamente di perdere il proprio denaro se non usato bene, perché ci sono state parecchie truffe attraverso questi mezzi praticamente di online. Praticamente. Quindi noi denunciamo che non c'è la sicurezza totale per l'uso di questi mezzi se non le persone che siano preparate a usarlo, praticamente. Perché basta che un utente riceva un'email, un SMS, apre questo SMS e si va a infilare praticamente in un trucchino che gli frega il denaro, praticamente. Può succedere, quindi deve essere accortezza da parte delle banche preparare anche i cittadini all'uso scrupoloso di questi mezzi, prima di dire dovete usare il telefonino, dovete usare questo, dovete usare quell'altro praticamente. Prima si devono fare dei corsi particolari per l'utenza, per dire come vanno usati praticamente, ed evitare i pericoli che possono incombere sull'uso praticamente di questi mezzi digitali. In conclusione, Raffa, le chiedo quello che ha denunciato appunto la federazione, perché ricordiamo non ci sono solo le cartelle fiscali a incombere sui cittadini e le aziende. A fine giugno ricordiamo la scadenza della moratoria su quasi 300 miliardi di prestiti di bancati, rischia di portare 2,7 milioni di imprese e famiglie sull'orlo del dissesto in base alle nuove norme dell'EBA. Voi avete denunciato questa situazione e cosa vuole aggiungere? E devo aggiungere questo, che quello che ha lanciato questo grido d'allarme è stato il nostro segretario generale della FAB, Lando Maria Simeoni, che ha detto state attenti che sta succedendo questa cosa. Subito dopo, praticamente sull'argomento, sono intervenuta anche la Banca d'Italia per dire chiaramente che ciò era vero e che si deve correre di mano. Altrettanto ha fatto l'Associazione Bancaria Italiana, che rappresenta tutte le banche d'Italia, praticamente a lanciare questa allarme. È opportuno che il governo Draghi si attivi presso l'Europa per denunciare questo pericolo e far intervenire subito l'Europa affinché molte imprese sopravvivano, perché in questo momento praticamente è indispensabile dar vita alle assistenti ed evitare che migliaia e migliaia di posti di lavoro praticamente vadano a finire praticamente i lavoratori disoccupati. Quindi dobbiamo tutelare il lavoro in tutte le sedi, non solo il lavoro dei bancari, ma il lavoro di tutti i cittadini italiani. Bene, con il monito di Carmelo Raffa, che salutiamo, ricordiamo coordinatore Fabi Sicilia presso la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Grazie Raffa del suo intervento. Grazie a voi e buona giornata. Bene, abbiamo affrontato anche questa tematica, la chiusura degli sportelli bancari a tappeto in tutto il territorio nazionale. Abbiamo visto anche dei dati specifici per quanto riguarda la nostra isola, con l'incremento dell'internet online, l'home banking, quindi che crea anche problemi per quanto riguarda la suddivisione del lavoro in tutti gli sportelli. Si chiude qui questo approfondimento che potete rivedere, cliccare e condividere sulle nostre pagine social, come vedete, Facebook, Instagram, e rivedere le puntate anche sul nostro canale YouTube. Ricordo che da qualche settimana è entrata nel palinsesto una nuova trasmissione, il format Scoop, ogni martedì, giovedì e sabato alle 17. Jessica Fede commenterà le notizie più chiacchierate di gossip, cultura
e quant'altro con dei contributi video e delle foto appunto per andare a rivedere tutto ciò che è successo nel mondo di internet con tante notizie curiose. Ringrazio Renato Monte che ha curato la parte tecnica e buon proseguimento di giornata.